Parola, i ricordi, le sensazioni, le emozioni, la partecipazione. Una città che si sveglia, che si ritrova tutta ad ascoltare, parlare, capire, immaginare. Lo fa per strada, nei palazzi, negli angoli più frequentati della vita quotidiana. Quelli che durante il giorno ti affanni a vivere con fretta, ma la sera te li gusti perché diventano piccoli teatri, scenari che accolgono infinite storie e personaggi. Anche quest'anno Corsano, nel profondo sud del Salento, è stata coinvolta in uno degli eventi estivi più suggestivi e attesi. Ti racconto a capo, ha confermato il suo successo perché l'idea innovativa di teatro fuori da palazzi è pienamente apprezzata dai turisti e dai residenti, che insieme agli artisti diventano così per giorni e giorni protagonisti di momenti significativi che trovano casa nella residenza teatrale Estia, il ventre dei luoghi, diretta da Ippolito Chiarello, e che ha visto la partecipazione di 16 ragazzi provenienti da tutta Italia. Ti racconto a capo che si dirama anche a Castrignano del Capo e a Tigiano, ripercorre quindi la storia, le tradizioni e le peculiarità del Capo di Leuca, evidenziando nella sua identità aperta all'incontro, e lo fa attraverso le letture. E quest'anno è stato ricordato Carmelo Bene, il cibo, il teatro, in un clima di perenne festa e di sano confronto. Il progetto è ideato e coordinato da Carlo Ciardo e da Luciano De Francesco e rientra nelle iniziative dell'associazione Idea Sud-Est, insomma un nuovo linguaggio nato a sud e che intende stimolare la riflessione comune sul passato e soprattutto sul presente e il futuro.